Audio Jungle. Puntata speciale al tempo del coronavirus di Break Sport, ritrovo i tre compagni di avventura e di trasmissione che sono Cosimo Romano, Pasquale Pieri, Nicola Guerra. Ben ritrovati ancora una volta insieme, questa volta siamo un po' più a distanza rispetto all'ultima trasmissione, dove comunque avevamo rispettato con il posizionamento dei controlli in studio un minimo di distanza fisica. Adesso invece siamo proprio distanziati, ne approfittiamo attraverso questi mezzi online per poter realizzare circa 20 minuti insieme, per poi dare vita, fin quando le cose non torneranno alla normalità, alle classiche trasmissioni. Grazie Cosimo, grazie Pasquale, grazie Nicola. Grazie a te, buonasera. Insieme ancora una volta per parlare del grazie Nick, e insieme per parlare del Benevento Calcio, perché la passione è rimasta nonostante siamo un po' distratti da quello che sono i numeri, che sono migliorati sicuramente rispetto a qualche giorno fa per quanto riguarda il territorio beneventano e il Sannio. Parlo dei casi positivi di contagio del Covid-2, parliamo un po' del Benevento. In queste ore si è tornato a parlare, Cosimo, dicevamo poco fa nel fuori onda con te, con Pasquale e con Nicola, che c'è stata ancora un'assemblea importante. Pare che ci sia qualche passo in avanti rispetto almeno alla ripresa degli allenamenti, per poi ragionare sulla ripresa dell'ultima parte del campionato. Cosimo. Allora sì, perché ieri il ministro dello sport Spadafora era sembrato piuttosto intransigente. Evidentemente, consultandosi anche in separata sede con i responsabili, insomma, della situazione, hanno oggi sembrato un poco più possibilista, almeno sulla possibilità di prendere gli allenamenti. Bisogna subito dire che già la data del 4 maggio, però, in questo momento sembra essere un po' troppo vicina. Il problema è che si sta discutendo in questo momento soltanto di riprendere il campionato di Serie A, perché nella Serie A militano delle società che possono offrire quelle garanzie di distanziamento tra i giocatori, a parte quando stanno in campo, ma soprattutto poi quando saranno in ritiro dopo l'evento sportivo, cosa che evidentemente buona parte della Serie B, se escludiamo forse il solo Benevento per tutte le attrezzature che ha a disposizione, al massimo un altro paio di squadre. Per tutte le altre squadre della Serie C e dei campionati minori tutto questo non sarà possibile, quindi per quanto riguarda dalla Serie, diciamo che andando sempre più giù, sarà quasi impossibile che le attività prima di settembre possano riprendere. Quello che volevo dire è che nel nostro caso, se già dovesse riprendere il campionato di Serie A, io credo che potrebbe essere una grossa soluzione per noi. Perché? Perché il campionato di Serie A, secondo quelle che sono le ipotesi, dovrebbe mettere due verdetti, a parte quello dello scudetto e delle squadre che parteciperanno alla Coppa, si parla che potrebbero retrocedere due squadre. Dopodiché il campionato di Serie B, se anche non dovesse riprendere, è un posto chiaramente del Benevento. Ricordiamo poco prima, come dicevi tu nel fuori onda con Pasquale, abbiamo ricordato che col Pescara si era giocata addirittura la 28ª giornata, quindi ben più dei due terzi del campionato si è svolto, per cui giustamente, come dice il presidente Pigolito e tutti noi tifosi con lui, il Benevento ha diritto il prossimo anno a giocare in Serie A. Che possa essere una Serie A a 22 squadre, sì, questa potrebbe essere un'ipotesi che, ti ripeto, potrebbe verificarsi allorquando l'unico torneo che riapre e che riprende per la chiusura è il campionato di Serie A. Quindi in quel caso, prossimo anno, campionato di Serie A, 22 squadre, Benevento e Crotone promosse, come dice la classifica adesso. Allora, Nicola invece, dal suo osservatorio... No, io... Sì, dicevo, anche per rispondere a Cosimo, che il presidente Sibilia oggi ha diramato una nota che sono impazienti invece anche loro di riprendere i campionati, tenendo conto anche del sistema, insomma, economico molto più parco rispetto alle altre categorie, per cui devono assolutamente finire anche questi campionati. Il problema è che il ministro Spadafora al momento è come se ne fosse un attimo lavato le mani,
in attesa sempre di risposte da parte dei propri tecnici sanitari. Però se dovesse essere, come dice Cosimo, una Serie A che finisce e il resto rimane così invariato come sta, ci prepareremo a una lunga estate piena di ricorsi, cosa che ho già paventato tutti i vertici della Lega. Quindi io ritengo che anche il campionato di Serie B, come le serie inferiori, dovranno gioco forza finire, forse a settembre, con questo doppio binario tra campionato che finisce e campionato che inizia. Ma non credo che le cose possano rimanere così, anche perché il presidente Stirpe del Frosinone già ha paventato che se dovesse il suo Frosinone rimanere così e non andare in A, scatenerà una guerra giudiziaria sotto questo aspetto, cosa che faranno tutte. Poi c'è da dire che nel campionato di Serie B ovviamente c'è una spaccatura tra chi non vuole riprendere e invece chi vuole riprendere. Chi non vuole riprendere, scusate, mi si è saltata. Chi non vuole riprendere praticamente sono le squadre che stanno, diciamo, in lizza per non retrocedere. Ci sono vari fronti dove già si è paventato che loro non riprenderanno. Stessa cosa in Serie A con il Brescia, dove il presidente Cellino ha detto che anche per onorare tutto quello che è successo, quindi le vittime di quella provincia, loro non riprenderanno. Ma poi questi possono sembrare anche delle dichiarazioni per alcune viste come un ovviamente portare acqua al proprio mulino, però ci sono tantissime situazioni talmente aperte che comunque dovranno trovare anche il gioco forza per la stagione ormai estiva che sta arrivando, una decisione definitiva. Ritengo che prima di maggio, comunque sicuramente, o se forse fine maggio, rimarremo così. Credo che anche il Benevento è l'unica squadra che ha questa capacità di saper adattarsi, però si parlava di varie possibilità anche di racchiudere in altri luoghi, in altri luoghi, le partite anche di squadre, vedi la Cremonese che già si è opposta, però che hanno avuto una falciglia proprio da un punto di vista sanitario per quanto riguarda il coronavirus. Comunque ad oggi, giusto per la cronaca, c'è il portiere dell'Atalanta, Sportiello, che è risultato positivo al terzo tampone. Quindi tutto questo per dire che purtroppo tutto questo gioca a favore del ministro dello sport e del ministro della salute, i quali giustamente in questo momento non se la sentono di dare il via, ma non al campionato, perché di quello non se ne parla proprio ancora, agli allenamenti. Poi dico, per quello che dicevi tu riguardo a Sibilia, giustamente ognuno cerca di portare acqua al suo mulino, però ad oggi effettivamente gli sport di contatto, pensare che possano riprendere, è impossibile nelle serie minori, perché ma tu lo sai la disorganizzazione che regna sovrana già in condizioni di normalità negli spogliatoi e in tutti questi luoghi che sono di aggregazione. Questo è un virus che lo dicemmo già nell'ultima trasmissione di Break Sport prima di questa catastrofe. Purtroppo non abbiamo nessuna certezza che possa scomparire con i primi caldi. Allora alla fine la Serie A riesce ad assicurare probabilmente un target di sicurezza che tutti gli altri campionati non riescono a poter garantire, motivo per il quale pensare ad oggi che i campionati anche di Lega Pro possano ripartire è impensabile, tanto è vero che Lega Pro hanno già detto che andranno in Serie B le tre squadre che attualmente sono prime, addirittura si parla di sorteggiare la quarta squadra. Proprio fare un sorteggio. Sembra che i presidenti possano essere d'accordo, perché loro realisticamente sanno che i loro campionati, i tre gironi della serie della Lega Pro, non potranno ripartire molto probabilmente, cioè quasi sicuramente non riparteranno. Ad oggi non sappiamo, ragazzi, se riparte la Serie A. Cosimo, allora sì. Prima di tirare in ballo Pasquale, devo dire che l'unico che è riuscito, così un po' per stemperare il clima, che è riuscito a farsi la barba e sistemarsi un po' i capelli, è stato Nicola, se avete visto nelle immagini, che è preciso. Allora, andate un po' da Pasquale. Pasquale, queste poi sono stati un po' 40 giorni particolari per tanti motivi, insomma, per le preoccupazioni, per l'aspetto sanitario, per l'aspetto economico, tutto quello che stiamo vivendo ancora. Però ci ha abituato questo nuovo sistema che, diciamo, della nostra vita, anche a vedere gli allenamenti social, a vedere un po' quello che i calciatori, lo stesso Inzaghi, ci hanno mostrato attraverso i loro canali di comunicazione social, è vero? Sì, Alfredo, questo virus è entrato nella nostra vita stravolgendole in maniera inaspettata e veramente è qualcosa che solo
nei film, nell'immaginario delle calamità più tragiche poteva succedere. E questo è quello che stiamo vivendo e sta stravolgendo il tutto. Il mondo del calcio sembrava una macchina perfetta, però anche essa ha dimostrato i suoi limiti nel non avere ad esempio un regolamento come ce l'hanno altri sport. Ad esempio la Formula 1 prevede che una gara nei due terzi della competizione c'è un vincitore. Ecco, quella cosa che fa pensare, Alfredo, dalla Serie A all'ultimo campionato di calcio minore, non avere una regola. Uno si può dire non potevamo immaginare che potesse succedere una cosa del genere, però alcuni sport hanno nelle loro regolamenti delle norme che potevano prevedere un'interruzione causa forza maggiore. Il calcio, che oggi lo ricordavano un po' tutti, è tra le 10 aziende gettito fiscale nelle casse dello Stato, quindi è una cosa immaginabile come grandezza, come giro d'affari, si è dimostrata di essere un gigante dai piedi d'argilla, non avendo una regola che ad esempio, come dicevo prima, potesse prevedere i due terzi di campionato conclusi così con le classifiche congelate, che potesse mettere a questo punto, no, fine a questo campionato, il calcio non lo prevedeva. Quindi come prima cosa credo prossimamente le autorità competenti dovrebbero far fronte a una cosa del genere. Dopodiché, come diceva prima Nicola, qualsiasi decisione adesso si va a prendere, sicuramente alla fine si andrà nelle aule di tribunale. La cosa saggia sarebbe, come diceva il Presidente, come l'ha detto anche Lippi stamattina in un'intervista che ho ascoltato, che bisognerebbe fare di tutto, anche a settembre, ottobre, riprendere e chiudere questo campionato. Come si potrebbe fare? Poi l'anno prossimo si potrebbe concentrare due campionati in uno. Ma questo campionato, qualsiasi decisione si va a prendere adesso, è facile che si scontenta qualcuno. Non a caso in Serie A le squadre che stanno nei bassi di classifica sono quelle che si oppongono ovviamente alla riapertura del campionato con tutte le preoccupazioni possibili e immaginabili. È evidente che il fattore salute è un fattore principale, dove va salvaguardata la salute dei calciatori e tutti gli operatori, ma è certo è che qualsiasi decisione si va a prendere sconterà sicuramente qualcuno. E notizia, come diceva pure Cosimo poco fa, nelle ore precedenti a questa nostra produzione online che stiamo realizzando e poi trasformato in televisiva, che l'Assemblea della Lega, che si è riunita in videoconferenza con la totalità del club dopo l'incontro con il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, ha chiesto praticamente che la Lega B, come Lega B, chiederemo a Serie A e FIGC rispetto agli accordi di separazione, un po' quello che veniva detto prima, per cercare di fare un po' di chiarezza. Poi la Lega B ha poi deciso di destinare la donazione deliberata nelle scorse settimane alla protezione civile a favore delle famiglie del personale sanitario morto nella lotta al coronavirus attraverso un fondo appositamente istituito e firmato nei giorni scorsi con un'ordinanza del responsabile del Dipartimento, Angelo Borrelli. Nicola, volevi aggiungere qualcosa? Volevo aggiungere una cosa, che ovviamente in un momento drammatico che sta vivendo il paese e in generale il mondo per questo maledetto virus, insomma, il calcio diventa un aspetto residuale, però come ha detto giustamente Pasquale, ha un impatto economico sulla nostra economia enorme, per cui un deficit economico che sarà sempre più evidente se non si troverà una soluzione a come riprendere proprio questa macchina che si sta ormai inceppando, porterà a un disastro finanziario di conseguenze inimmaginabili, dove addirittura possiamo pensare che possa proprio rischiare di scomparire questo mondo del calcio. Per cui tutti questi discorsi giusti, dove la salute va tutelata, però bisogna capire se
come al momento è così, cioè questo virus non sarà sconfitto, diciamo, in tempi brevi con un vaccino, con dei farmaci adeguati, come porre un rimedio, tra virgolette, punte, tra questo momento e quello che dovrebbe essere quello dell'effettiva ripresa, che dai calcoli che si fa sempre alla Carlona addirittura si ipotizza forse nella primavera del 2021, ma ancor meglio nel 2022. Significa che a questo punto la nostra vita, non solo, diciamo, da un punto di vista sociale soprattutto, ma sotto tutti gli aspetti, rischia di avere una paralisi, secondo me, poi con delle conseguenze terrificanti. Quindi, per cui, il detto del dire il tecnico o non tecnico, cioè bisogna arrivare a farci dire la verità, che a volte sembra un poco così messa in sordina, di come effettivamente e con quali misure possiamo andare incontro a una vita più o meno normale dopo questa prima, diciamo, tempesta che ci ha presi anche alla scoperta di tutti quanti. Quindi ritengo che se non si risolva anche il problema di come finire il campionato, come diceva Pasquale, per me va bene anche la decisione del doppio binario che avevo detto, quindi finito in autunno, ci troveremo in uno stallo pericolosissimo, pericolosissimo, perché farà venire meno proprio l'azienda calcio. No, ma poi tra l'altro, Alfredo, una cosa non dimentichiamo, che l'essenza poi del calcio, al di là di concludere il campionato, i campionati di calcio, quindi con le relative classifiche, c'è un aspetto, credo, fondamentale, che è quello dei tifosi. Come ha ricordato anche Pippo Inzaghi, giocare delle partite di calcio a porte chiuse, che ovviamente oggi non c'è altra soluzione, stando così la situazione, comporterebbe veramente una penalizzazione dello sport in sé. Quindi da un lato c'è l'aspetto di chiudere questo campionato e il Benevento, per quello che ha dimostrato quest'anno, merita ampiamente l'anno prossimo di giocare in Serie A. Poi è chiaro che questo credo che sia l'aspetto fondamentale adesso, chiudere questo campionato e diramare le relative classifiche. Poi nella seconda fase bisognerebbe capire come riprendere il prossimo campionato, e certo l'aspetto della tifoseria è fondamentale, perché è chiaro che giocare a calcio senza il spettatore sugli spalti, secondo me, è un altro sport. Vogliamo fare una sottolineatura a vantaggio dei tifosi che erano abbonati, no? Nicola, tu avrai seguito sicuramente la risposta da parte del pubblico, ha detto non vogliamo nessuno. Sì. Questa è una cosa. Mi sembra il minimo. Una bellissima risposta da parte. Ma io penso che questo. Sì. È una risposta che i tifosi del Benevento poi è uscita in automatica, perché c'è un legame talmente forte con il presidente che, insomma, sarebbe stato quasi irriverente andare a chiedere quel rimborso partita per partita, non solo, ma rispetto a tutto quello che ha fatto questa società per noi in questi 14 anni, insomma, non se l'è posto nessuno il problema, ma da non solo il presidente già il presidente già sta ponendo ovviamente tutte le sue forme di affetto verso di noi, pensando già di per la prossima stagione, se, quando e come la giocheremo in Serie A, con degli sconti particolari oppure con delle iniziative anche di natura benefica da prendere assieme ai tifosi. Quindi e questa è una buona cosa, insomma, è il legame. Però Nicola, bisogna sottolineare che se ricordiamo tutti, anche se è passato un po' di tempo, parliamo di agosto scorso, che questi abbonamenti sono stati proposti a prezzi stracciati, no? con Pasquale, con Alfredo, ne parlammo durante le rubriche di calciomercato, per cui in questo momento il Benevento cosa avrebbe dovuto restituire a noi tifosi? Gli spiccioli, onestamente. Quando sono costati questi abbonamenti? Un abbonamento di tribuna per lo spettacolo offerto da questa squadra, Cosimo, che ha preso 20 punti di vantaggio dopo pochissimo tempo sulle inseguitrici. Quindi di che parliamo? Dicevo io, a parte la quantificazione o meno di quello che resta, insomma, per completare poi la validità di tutto l'abbonamento del campionato, è ancora una volta un gran gesto che fa la tifoseria, la città di Benevento. Questo io mi soffermerei soprattutto su questo, quest'atto di amore nei confronti del ringraziamento, ringraziamento che viene dal cuore anche verso il presidente, e poi proprio perché c'è un attaccamento talmente forte verso la propria squadra che è come se si andasse a levare
faccio un esempio un po' così stupido, cioè i soldi a una persona cara, cosa che non si farebbe mai proprio, perché non ti viene proprio dal culo. Ma non ce lo siamo posti proprio il problema. È stato bello come risposta che è stata immediata nei confronti del presidente, ma era una cosa che insomma io davo per scontato da tifoso, perché siamo tutti molto uguali noi tifosi del Benevento, siamo particolarmente diciamo fanatici della nostra squadra. Piuttosto è stato bello anche vedere i giocatori che hanno interagito con i tifosi, anche facendosi vedere come si allenavano a casa, insomma questo legame che è rimasto anche se a distanza. Il fatto è che a tutti quanti manca proprio quel fatto di ritrovarti allo stadio, insomma come quel momento nostro di beneventanità pura, dove praticamente una città si riuniva intorno a questa meravigliosa squadra di calcio, e manca anche questo contatto con il presidente. Diciamo che sono quelle cose che forse ti fanno ancora di più acuire questo momento di sofferenza che stiamo vivendo assieme a tanti altri. Spero che finisca, ecco, perché veramente quando dici no. Facendo un salto nel tempo, nella storia, per chi è appassionato diciamo di statistica, che è appassionato di bei ricordi, qualche ora fa, per chi ci sta seguendo in diretta, abbiamo ricordato l'anniversario di quella bella vittoria al San Siro, no? Al Meazza. Sì, tutti quanti l'hanno messa. Questo è successo, sono 2 anni praticamente. E nonostante insomma questo periodo, in molti l'hanno ricordato anche lasciando questo tabellone del 90° di San Siro con lo 0-1, con la strega, con il simbolo della strega sull'1, e praticamente poi è stato un momento chiaramente con il Milan al Meazza. Con il Milan a Meazza, e sicuramente ci torneremo l'anno prossimo. E sarei curioso di vedere che emozioni con Pippo Inzaghi nel suo vecchio stadio. Certo. Allora, ragazzi, prima puntata online, possiamo dire, in streaming video di questo Break Sport al tempo del coronavirus. Io vi ringrazio, come sempre, un compagno di viaggio in questo format dedicato al calcio. Ci sentiremo nelle prossime ore. Adesso proveremo a curare anche un programma di messa in onda delle nostre trasmissioni. E grazie ancora per essere stati insieme. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito adesso anche in diretta. Questo format sarà disponibile sempre alle classiche messe in onda del Digitale Terrestre, e poi sarà disponibile su tutti on demand sul sito web di TV7 e anche attraverso i canali social che ci accompagnano nella nostra programmazione. Grazie a Cosimo Romano, a Pasquale Fiorenti. Grazie a te. La prossima volta noi tre la barba, oppure Nicola si fa crescere la barba, in sostanza dobbiamo trovare un equilibrio. Dobbiamo aspettare il 18 maggio. Grazie, presto, grazie ancora. Ciao, saluto. Buonasera. Buonasera, saluti a tutti. Forza Strega. Ciao. Thank you.